riplive.it. The next step. Buon pomeriggio, prof. Buon pomeriggio, Fede. Benvenuti ancora a un'altra puntata di Acme, sempre qui in reply.it, sempre di venerdì pomeriggio dalle 5 alle 6. Eccoci, siamo qua. Siamo qui, pronti per andare alla conquista di una nuova via, sempre una via di Canegrate. Settimana scorsa abbiamo fatto via... Cos'era, prof? Ah no, settimana scorsa ho fatto il programma con la Cri, che abbiamo fatto Silvia Platt. E invece 2 settimane fa, prof, con te abbiamo fatto via Siena, mi sembra, Siena, se non sbaglio. Oggi non sarà un luogo, ma andremo alla scoperta di un personaggio. Un bel personaggio, un grande personaggio. Un grande personaggio. Prima di svelare quale sarà la via di oggi, andiamo a scoprire quali sono i contatti per scriverci, per vedere i nostri post su Facebook. Allora, se volete scriverci su WhatsApp, il numero è 349-9450-223. Se invece volete andare a vedere la nostra pagina di Facebook, andate a cercare Acme Rip, in cui mettiamo la citazione del giorno e la ricondivisione del podcast. Se volete ascoltare che vi siete persi la diretta, è sempre lì a vostra disposizione. Quindi, prof, andrai a scoprire quale sarà la via di oggi per poi trattarla e andarla a scavare fino in fondo. Pronto? Vai! Ehi, prof, che via conquistiamo oggi? Oggi conquistiamo via Giuseppe Verdi. Ehi, prof, cosa facciamo oggi? Quello che facciamo sempre, Fede. Cercare di conquistare Canegrate e il mondo. La fede con il prof, la fede con il prof. Per ogni via nascosta il prof ha sempre una risposta. Lei curiosamente lo interrompe di frequente. Che coppia, la fede con il prof, 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 prof. Prof, oggi la base che ci accoglie non è quella solita di Super Quark. Cambiamo. Oggi è cambiata. Aspettiamo un secondo prima di intervenire. Sentiamo un po' quale base è. Come giusto ci dicevi, oggi la puntata è su Giuseppe Verdi. E giusto appunto, prof, questa qua è un pezzo dell'Aida, che è appunto la marcia trionfale. Abbiamo iniziato col pezzo, diciamo, più pieno, famoso, grandioso della storia di Verdi, della sua maturità. Bella. Possiamo tenere un pochino più bassa, così riusciamo a parlare e a sentirci meglio. Allora, prof, ci hai appunto detto che parleremo di Giuseppe Verdi, ma come ogni volta andiamo ad inquadrarlo un pochino nel contesto storico. Certo, beh, diciamo che, insomma, se dobbiamo parlare di un nome, un grande, un personaggio della musica italiana, Verdi dice tutto, già di per sé illustra la capacità italiana della musica di essere importante nel mondo. Sicuramente il più importante musicista dell'Ottocento, ma direi di sempre, in un certo senso, perché la grandezza di Verdi è diventata, sia per la sua indubbia capacità compositiva, di innovazione, eccetera, ma anche per il personaggio storico della vicenda, appunto, in cui si svolge la sua vita, no? Storico-politico, possiamo dire. Storico-politico, sicuramente, perché Verdi coagula nella sua immagine un'Italia che diventa Italia. Ma per chi volesse fargli gli auguri al compleanno, il giorno in cui è nato Verdi, esattamente 10 ottobre del 1813. E che era domenica, tra l'altro. Sappiamo anche questa cosa. Ricordiamoci che quando nasce Verdi, vicino a Parma, quindi a Busseto, lui viveva in quello che era il Ducato di Parma. E quindi abbiamo un'Italia del primo Ottocento, un'Italia che aveva visto Napoleone, un'Italia rimessa, diciamo così, nelle vecchie condizioni dell'Ancien Régime dopo il congresso di Vienna, quindi l'Italia spezzettata, quindi il Ducato di Parma, di Reggio, il Regno Savoia e Sabaudo, no? La zona sotto gli austriaci, il Regno di Napoli, lo Stato della Chiesa, no? Quindi dobbiamo aprire la porta, naturalmente. E quindi veramente un'Italia che, vista da nostro punto storico,
storico, sembra lontanissima. E difatti un'Italia che non era ancora Italia, possiamo dire. Sì, tra l'altro anche qui uno potrebbe dire l'italiano. L'italiano era parlato dall'elite, perché fondamentalmente erano pochissimi quelli che sapevano leggere e scrivere e parlavano i 1000 dialetti italiani. Quindi siamo in un'epoca ancora oscura per certi versi, siamo in un momento nel quale l'italiano finalmente diventa una lingua che prende, diciamo così, il suo vigore anche grazie a Manzoni. Manzoni scrive come si sposi in quegli anni, no, in cui abbiamo la nascita di Verdi. Quindi Verdi si colloca in un'Italia che comincerà in quei momenti a muovere i primi passi verso l'unità, insomma i moti mazziniani e via via fino a Garibaldi si agita, no, incominciano a costruirsi proprio in questa fase, proprio di momenti chiamati primi moti carbonari in questo periodo. Quindi Verdi racchiude una parabola enorme. Difatti adesso se sentendo la volevo giusto alzare in questo punto perché mi piaceva un sacco. E poi ne parliamo magari meglio. E perché questa marcia trionfale, direi che è del 1871. Quindi a Italia praticamente fatta. Perché nel 72 abbiamo anche Roma, che è stata dopo la Brescia Portapia conquistata, e direi in qualche modo simboleggia, rappresenta la conquista di un grandissimo risultato. Cioè in pratica Verdi ha visto nascere quella che è l'Italia, tra virgolette, che vediamo noi. Esatto. E da lì anche, prof, lo diremo poi più avanti, quel... porca miseria, non mi viene il nome, Evviva Verdi. Quella, sì, la scritta sui acronimo. Muri. Sì, l'acronimo. Esatto, che poi andremo bene ad analizzare. Oggi non ce la possiamo fare. E piove, la lingua si impasta. Sì, si impasta. Ma andiamo a vedere qual era la famiglia in cui nasce Verdi. Cioè, a pensare così un personaggio, un compositore così importante, si va a pensare a una famiglia abbastanza borghese. In realtà le origini dei suoi genitori sono abbastanza modesti. Umili. Sì, sono modesti, nel senso che ambo i genitori sono, come puoi dire, dei piccoli borghesi, padre e madre non hanno un ruolo importantissimo. Il padre fa l'oste, la madre fa la filatrice, sì, quindi hanno appunto lavori di tutto rispetto, ma che non sono appunto riconducibili a quella borghesia che stava a casa e non faceva praticamente o borghesia o nobiltà. Nobiltà. No, lui proprio viene, in qualche misura nella sua storia ha enfatizzato questa cosa, quasi aveva, come possiamo dire, costruito l'immagine di un Verdi contadino. Difatti in maniera ironica qualcuno che lo voleva denigrare lo chiamava il compositore contadino. Non veniva da una realtà così agricola, un po' più certamente modesta, piccola o piccolissima borghesia, uomo del popolo sicuramente, e riesce a fare anche, diciamo così, poi vedremo i suoi studi grazie a qualcuno che lo aiuta, insomma, ma infatti appunto il padre, pur essendo di modeste origini, gli concede delle lezioni private, quindi appunto andare a scuola a quell'epoca diciamo che non era una consuetudine così normale, ma a lui viene riservata un'educazione comunque privata. Sì, farà le scuole, andrà anche al ginnasio e il padre, avendo capito insomma l'interesse e la capacità del ragazzo, lo istrada verso la musica. Compreranno anche alcuni strumenti musicali, una pianola o simile, insomma, vado a ricordarmi. Che userà così tanto che dovrà essere, riparata. Esatto. L'uomo che ha riparato poi questa spinetta, sì, sentendo suonare il giovanissimo Verdi, decide di non fargli pagare la riparazione perché aveva composto e suonato in modo così magistrale. Sì, rivela un ragazzino per certi versi prodigio, ecco, diciamo un po' questo sicuramente.
sicuramente, soltanto che appunto provenendo da una famiglia di questo tipo, quindi relativamente modesta, e nasce in provincia, quindi in una piccola cittadina del Parmense, certamente non è a Vienna, ecco, non è neanche a Napoli, dove ben altra occasione avrebbe avuto modo di confrontarsi. Diciamo che anche una certa caparbietà, anche un certo interesse e qualche piccola occasione, quindi questo Benazzi, che è tra l'altro un commerciante più importante, lo avvia all'organo, che lui è il direttore della locale società filarmonica, e grazie a questo Mano gli permette di proseguire gli studi. E lui tra di quegli anni già faceva un po' di attività di musicista, insomma a pagamento dava un po' di esecuzioni, quindi si barcamenava in qualche maniera in questo periodo, diciamo così, adolescenziale. Diciamo che era un nome che stava iniziando a farsi conoscere nelle piazze della sua zona. Esattamente, quindi poi a 13 anni chiedono di sostituire un musicista locale e quindi riesce ad avere successo, ma fondamentalmente il salto importante ce l'ha nel 32. Quando si reca a Milano, e qui c'è un fatto davvero sorprendente, sorprendente, prof, perché lui ha 19 anni in pratica, quindi già grande per certi versi, si presenta al Conservatorio di Milano, che tutt'oggi esistente, il Conservatorio di Milano, per essere ammesso. Però ha due handicap, ha uno studio ottimo ma relativamente poco ortodosso, e dall'altro l'età, quindi in questa condizione viene respinto perché è troppo vecchio e non esegue con quella magistrale tecnica che a quell'epoca era fissata con canoni precisi, l'uso delle mani nel pianoforte. È un po' più estroso, no? Fa un po' più, oggi che sarebbe una cosa normalissima, no? Vedere un esecutore che interpreta anche con una digitazione sua personale, invece in quell'ambito era ritenuto un errore, quindi cacciato dal conservatorio. Tolto dal conservatorio, prof, prima di continuare nella storia di Verdi, andiamo a ascoltarci una cantante musicista che è appunto Alanis Morissette, giusto così per entrare un po' in quello che è la musicalità anche un po' straniera, un brano in acustica oggi, prof. Bene. That I Would Be Good. E su queste sonorità, così, su questa chitarra classica, bella. Bellissima, e questi applausi appunto perché è un acustico dal vivo, passiamo invece, ritorniamo anzi in quello che è la nostra puntata di oggi, che è Giuseppe Verdi. Esatto. E appunto oggi, le basi di oggi su cui parliamo sono le sue opere, e questa è un'altra sua opera, sentiamone un pezzettino. Questa è l'apertura del nostro Nabucco, anche qua siamo a metà 800 ormai, già è un'opera abbastanza matura. No? 842 è tra le prime. Metà 800 comunque siamo, sì, però. Sì. Ok, allora abbiamo appena detto che Giuseppe Verdi è andato a Milano, è stato rifiutato al conservatorio, e quindi qua come procede la sua avventura milanese? Ma lui non si fa intimorire da questa cosa e continua comunque a frequentare il mondo della musica, diventa un assiduo frequentatore della Scala, dell'attività, e in questo ambito, probabilmente anche per la sua capacità naturale di far musica, entra nel cuore di una serie di personaggi milanesi, entra anche nei salotti milanesi e diventa direttore di una filarmonica. In un'opera fa il maestro di cembalo nella creazione di Haydn, quindi in un qualche misura riesce a infiltrarsi nelle varie realtà e a conquistare quel briciolo di attenzione. E difatti una primissima opera gli viene commissionata da questo Pietro Massini, e lo invitano a scrivere questo Oberto Conte di San Bonifacio, che in realtà lui all'inizio chiama Rochester. Esattamente, poi cambiano nome, rendono più italiano, e ha un discreto successo, quindi non qualcosa di significativo, ma comunque si afferma come un compositore. Questo sulla piazza milanese. È l'inizio, il battesimo, no? Del nostro carissimo Giuseppe Verdi. Ma in questo momento milanese viene richiamato a Busseto nel suo paese perché deve
adempiere ai suoi doveri, nel senso lo richiamano per essere un maestro, maestro di musica, maestro sì, del comune, musica. Quindi pratica una piccola cosa ma un mestiere, un lavoro vero, no? Rispetto alle varie avventure della Scala, quindi comunque lui si era fatto un po' di fama, aveva messo in moto un'attenzione alla sua figura, ritorna a Busseto per un mestiere e siamo nel 36 e si sposa. E coglie l'occasione, già che sono qua, che faccio il maestro. E si sposa appunto con questa Margherita Barezzi, che è la figlia del suo mecenate. Molto probabilmente negli anni, a forza di frequentare quella famiglia, di essere aiutato, spronato, sostenuto negli studi, aveva conosciuto la figlia. Quindi era quasi destino che si unissero al matrimonio. Rendiamoci conto che lui aveva 23 anni, lei 22, quindi proprio due giovanottelli. E potremmo anche dire che proprio nello stesso anno. Anche c'è un Wagner, parallelo, esatto. Anche Wagner si sposa, quindi sono coevi, contemporanei, in qualche modo due vite parallele. Verdi stimerà sempre Wagner, in molti casi lo ascolterà con attenzione e dichiarerà anche se nelle sue opere c'è qualcosa che può richiamare Wagner, no? Invece, ma Wagner... Wagner non lo stimerà mai, in qualche misura ne avrà un atteggiamento un po' negativo. Anche se va detto, a livello internazionale Verdi ha avuto un successo, una fama, un riscontro molto molto più alto. E secondo me Wagner per questo non lo considerava molto. E probabilmente molto. Si rendeva conto che dove andava trovava Verdi. C'era competizione. C'era competizione. Quindi. Insomma, Verdi veniva eseguito in Brasile, come in Germania, come a Napoli e fino al Cairo, no? Quindi la stessa, prima abbiamo sentito l'Aida, e l'Aida fu commissionata a Verdi, no? Wagner. Difatti Wagner veniva dopo Verdi a livello internazionale, no? Però Verdi non ha mai avuto questo atteggiamento di essere il primo su tutto, anzi era molto più tra virgolette umile e modesto di un Wagner che si atteggiava, no, al grand'uomo. Questo, due personalità interessanti, in qualche modo potremmo dire anch'essi segnalano, cioè Verdi è il padre in qualche misura del patriottismo italiano e Wagner dell'identità tedesca. Purtroppo poi Wagner è stato anche usato in epoche successive per dare in qualche modo uno sfondo musicale anche nella fase del nazismo. I miti wagneriani erano miti che hanno alimentato anche quello che è stata le idee, no, del superuomo e della capacità di una razza di essere del Lohengrin, eccetera. Quindi tant'è che alcune sia opere d'arte e altro che richiamavano Wagner erano anche nelle stanze di Hitler. Quindi Wagner ha questo, comunque questa ombra negativa di soggetto usato anche, usato, ma che ha scavato, sollevato un po' qualche spirito, come potremmo dire, un po' maligno, ecco. Mentre Verdi è molto più solare, in qualche modo Verdi aveva dentro uno spirito di grande forza, di grande solarità. Wagner per certa misura un po' piombroso, ecco. Dobbiamo confrontare i due grandi personaggi. E questa sua solarità, prof, sfocia nei due anni successivi in due piccoli pargoli. Difatti avrà due figli, Virginia e Dicilio, soltanto che in questi sei anni di matrimonio, perché arriviamo al 39-40, purtroppo in un momento molto molto ravvicinato muoiono ambedue i bambini e la moglie, e subito dopo anche la moglie. Io ho scavato per capire quali cause, malanni avessero avuto, non sono riuscito a scoprirlo. Molto probabilmente la riservatezza, in questo caso Verdi è stato anche molto riservato, le biografie o le faceva lui o non le faceva fare, quindi probabilmente non ha voluto raccontare quali motivi, no, presidiassero la salute. Ricordiamo che all'epoca era facile morire, quindi vari compositori e personaggi sono morti per malattie. Tant'è che poi quando avrà questa nuova fiamma con la cantante, con la soprano Strepponi, scapperanno da Parigi perché c'era del colera, quindi insomma non erano epoche semplici, non era, sì, la certezza, no? E tra l'altro nel 840 anche lui sta male, ha una angina pectoris, quindi tra la sua inferma salute e la morte di tutti i suoi familiari, e poi gli avevano invitato a scrivere un'opera buffa, un giorno di regno, quindi opera buffa, malati, questa opera buffa poi in realtà ha molto successo, è un fiasco. Verdi è a terra, vede a terra, vuole lasciare le scene, vuole abbandonare tutto,
E in questo passaggio devo dire c'è stata una cosa anche particolarmente interessante, no? Perché il Merelli, l'impresario, in pratica lo costringe, gli mette in tasca il libretto di questo Nabucodonosor. Lui non voleva neanche vederlo, difatti lo butta in casa abbandonato. Una notte insonne gli cade l'occhio sulle rime del Vapensiero e decide così incomincia proprio a scrivere le musiche di Vapensiero e poi tutta l'opera. Ecco, questa direi la cosa che in qualche modo ci anche dà il senso del personaggio. Verdi è uno che poi qui diciamo nel 142 è il Nabucco, si chiama Nabucco perché nei cartelloni Nabucodonosor era lungo, no? E quindi Nabucco e poi la riga sotto Donosor. Risultato, tutti leggevano Nabucco e Donosor non lo leggeva, quindi è rimasto Nabucco, no? Quindi questo dato grafico. E il Nabucco diventa il richiamo della patria perduta, cioè l'Italia che vuole essere Italia nel Vapensiero viene proprio ripresa in pieno questo popolo ebreo errante. È molto bello riprendere anche una sua lettera, no? Dove lui simpatizza per il Risorgimento e quando gli annunciano che c'è i morti di Milano, quindi le 5 giornate, e lui è contentissimo che dice finalmente non ci sono gli austriaci a Milano in Italia, no? Almeno per qualche giorno. Infatti lui corre a Milano il 5 aprile quando, vabbè, 5 giornate erano finite, e in questo senso ci dà fino in fondo il senso di questo personaggio che era proprio molto carico, no? Di questo motivo risorgimentale e del romanticismo che in quel periodo, no, attraversava tutta l'Italia. E da lì in poi apriamo quelle che sono chiamate gli anni di galera, perché quel successo, ma anche dopo le tragedie familiari, entra in un periodo di grandissima attività, di grandissimo impegno. Non è neanche un attimo libero. Neanche un attimo libero, perché comincia a scrivere molto probabilmente anche, io credo, come uomo, per superare elaborare il lutto, e quindi si ficca completamente. Una sorta di terapia narrativa. Sì, scrive, si impegna, e qui insomma avremo posto il periodo anche più interessante, tant'è che poi nell'843 visita Vienna, dove ci sarà il Nabucco, e lui era presente, e Gaetano Donizetti era il direttore musicale dell'Opera di Vienna, e quindi... Che ricordiamo, ad Acme l'abbiamo già trattata via Donizetti, quindi esatto. Se volete andare ad ascoltare il podcast per vedere appunto Donizetti cosa ci faceva a Vienna, è lì, lo trovate sul sito. Donizetti è anche grandissimo, un po' schiacciato, no? Tra Bellini e Rossini. Gaetano Donizetti sente subito il valore di Verdi, quindi lui già esprime il fatto che Verdi sarà un grande musicista. Questa è una cosa molto bella, anche perché Gaetano Donizetti è sempre stato molto generoso rispetto a altri musicisti suoi, diciamo così, coevi. Prof, direi che in questa prima parte abbiamo fatto un mini un percorso di Verdi da Parma, si sposta a Milano, torna a casa, si sposa, figli, porca miseria, una tragedia che muoiono tutti, pensa che sia tutto finito, in realtà queste frasi del Vapensiero lo riportano a lucidità, ricomincia a scrivere e da qua ritorna in auge quello che era il suo talento. Quindi siamo pronti, prof, per darci un attimo di pausa, rimettere a posto queste idee e poi tornare qui a vedere come va avanti la storia di Verdi. Ma prima di tutto questo ci ascoltiamo un pezzo di Ben Harper che è By My Side. Che coppia la fede con il prof, 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 prof. Rieccoci tornati dopo una breve pausa pubblicitaria, sempre con la sottofondo del nostro Verdi, in questo caso è la Traviata, il preludio. Questo omaggio giustissimo al grande Verdi. Sì, oggi ci voleva un compositore. E infatti abbiamo appunto scelto il nostro amico Giuseppe Verdi, che ricordiamo che questi personaggi non è che li prendiamo così a caso, andiamo a prendere proprio le vie di Canegrate che ci ispirano di più e andiamo a conquistarle appunto attraverso il nostro programma che è Acme qua in reply.it. Ma siamo arrivati più o meno a metà della vita di Verdi. Sì, siamo la svolta fondamentale, possiamo ricordare questo. Lui si trova in un momento difficilissimo, abbiamo prima lasciato con la morte dei figli, della moglie, l'insuccesso di quest'opera buffa.
e probabilmente ritrova la fiammella di compositore nell'amor di patria, probabilmente supera le disgrazie familiari e le alterne vicende, diciamo così, del successo di pubblico, proprio con la capacità, la volontà di sentire questo ideale per l'Italia, no? Di voler appunto vedere quest'Italia unita. Esatto, quindi come dicevi, prof, sì. Quindi l'opera del Nabucco diventa per gli intellettuali, ma direi per il popolo in generale, un inno all'unità o alla volontà di far qualcosa per unire l'Italia. E quindi da qui la svolta. Il nostro amico Verdi inizia a fare in giro per l'Italia le sue rappresentazioni e proprio a Parma incontra una nuova donna, questa soprano chiamata appunto Giuseppina Strepponi, che è nel cast di del Nabucco, e da lì nasce un po' la fiammella dell'amore. Esatto, diciamo che Strepponi sicuramente è un grande soprano, è uno dei soprani più importanti d'Italia. Verdi in quel periodo sarà in giro per varie piazze europee a presentare prima, ricordiamo, Vienna con Donizetti, il Nabucco, e successivamente appunto la stessa Giuseppina Strepponi ricorderà che la loro relazione, quindi con Verdi, è iniziata nel 1843 proprio a Parma. Quindi tra l'altro Verdi si trattenne a Parma più del necessario, molto probabilmente. Il gossip dice che l'ha fatto per rimanere più tempo con la sua Giuseppina. Esattamente, esattamente. Quindi diciamo quello Giuseppe momento. Giuseppe e Giuseppina. Vedi che coincidenza di nomi. Tra l'altro anche dei caratteri particolari, c'è tutta una diciamo così riflessione sui due soggetti, di come hanno trovato questa capacità di trovare elementi di unione nella musica, nella vita, nel modo di vedere il mondo. Anche perché questa Giuseppina era un personaggio un po' originale, quindi aveva un sacco di figli illegittimi. Aveva figli legittimi, amanti, quindi era una donna oltre fuori le righe. Per quell'epoca sicuramente un soggetto chiacchieratissimo. E non è un caso che poi, ne parleremo ora, lui ha avuto scritto opere di una certa, diciamo così, interesse da parte della censura, perché erano troppo, diciamo così, innovative come contenuti, no? E ritorna sempre questo termine, prof, nei nostri personaggi, sono troppo innovativi. È troppo, rispetto all'epoca, rispetto alle condizioni. E abbiamo Verdi che conduce questa esperienza di vita in diversa, quindi con una donna con cui convive, e quindi arriverà a trovare molto avanti, e tant'è che poi deve andare fuori d'Italia, a Parigi, per vivere alla luce del sole con la sua Giuseppina. Quindi nel 1848, diciamo che in questo caso due eventi: da un lato il grande sogno, prima citavamo, no, il movimento delle cinque giornate di Milano, la Leonessa di Brescia, ma insomma, un'Italia che sembrava riuscisse, no, la prima guerra di indipendenza, e la sconfitta, quindi politicamente deve lasciare i territori riconquistati dagli austriaci. Molto probabilmente quella condizione sua personale era invisa, no, alle autorità dell'epoca, e quindi va a Parigi, che insomma Parigi era molto più liberale, molto più aperta a queste condizioni, quindi vive a Parigi. Soltanto che le sue opere, e noi abbiamo parlato prima del Nabucco, ma poi lui scriverà I Lombardi alla prima crociata e altre opere che inneggiavano, no, o comunque come l'Ernani anche, facevano riscaldare il cuore degli italiani. Ma la censura lo tampinava, perché appunto o erano opere che potevano essere lette come troppo, diciamo così, politicamente schierate, sì, quindi che potevano dare un fastidio un po' a tutti, sicuramente gli austriaci, ma non solo a loro, o altrimenti opere che parlavano di temi delicatissimi. Ricordiamo insomma la Traviata, questa personaggio, una mantenuta, no? E quindi con questo amore con un personaggio invece della nobiltà, o altrimenti lo Stiffelio, che c'era un adulterio, o il Ballo in Maschera, che metteva in scena un regicidio, o il Rigoletto invece, no, questo buffone di corte in una corte depravata presa dall'opera di Victor Hugo, e che per poterlo utilizzare hanno dovuto trasformarlo da Parigi a Mantova, e quindi al Ducato di Mantova. E tra l'altro anche i titoli dell'opera, chiamata La Maledizione, Vi Sgardello, poi Rigoletto, proprio perché bisognava
rispettare il volere della censura, sì, svicolare le maglie a censura e dare qualche risposta che potesse essere accettabile. Quindi nel testo stesso ogni tanto non cambiate dei passi, delle frasi, dei riferimenti, perché altrimenti non si poteva rappresentare. E questo ci dà anche bene il senso dell'epoca, quindi in qualche misura potremmo dire la limitata libertà, o quelle che possiamo oggi chiamarle dittature, no? Oggi ci stupiamo quello che accade in Iran o in Egitto o altre parti, ma in quegli anni l'Italia non era molto distante, ecco, da quel tipo di condizione. Ogni paese ci arriva un po' con i suoi tempi. Esatto, quindi sì, certo, sono 150 anni fa, siamo a metà 800, però non è neanche tanto, non è lontanissimo, non è che siamo nel Medioevo, è un tempo che è abbastanza recente, quindi con sviluppo industriale, con la scoperta dell'energia elettrica, quindi non siamo nella preistoria, eppure anche l'arte veniva fortemente controllata. Ma qui siamo ancora, prof, se non mi sbaglio, a Parigi. Giuseppe e Giuseppina sono ancora a Parigi, sì. E in qualche modo vogliono ritornare in Italia, vogliono programmare il loro ritorno nel 1849, ma per il lavoro, per malattie varie, devono ritardare questa partenza. Sì, sì, sì. A un certo punto però, tra virgolette, sono costretti ad abbandonare Parigi, perché a Parigi proprio si sviluppa il colera, ecco. E quindi sono obbligati a tornare a Busseto. Quindi diciamo 1849 scappano a Parigi per il colera, quindi Parigi, quindi non è che siamo nel terzo mondo come si direbbe oggi, anche a Parigi c'era il colera a metà 800. Questo ci dà anche il segno importante di quanti miglioramenti sono fatti in poco tempo, tant'è che l'allungamento della vita è dovuto certamente ai farmaci, ma soprattutto alle condizioni igieniche generali, al fatto che la gente mangia meglio e sta in case riscaldate e pulite, quindi con sistemi di acquedotti per l'acqua e di cloache per i rifiuti. In questi periodi l'igiene, diciamo che era approssimativo. Ma Giuseppe e Giuseppina hanno nel cuore Parigi e ci vogliono ritornare ancora. Infatti pochi anni dopo, tra il 51 e il 52, Giuseppe e Giuseppina tornano a Parigi, e qui Verdi riesce a chiudere un contratto con l'Opéra. Sì, diciamo che a questo punto Verdi è diventato veramente un faro della composizione in tutta Europa, e viene richiesto a destra e a sinistra. Quindi lui abbiamo appena scritto la famosa trilogia Rigoletto, Trovatore, Traviata, e adesso i Vespri siciliani vengono richiesti appunto all'Opera di Parigi. Compone una serie di opere una dietro l'altra, appunto Simon Boccanegra piuttosto che Un ballo in maschera, e finalmente nel 1859, il 29 agosto, Verdi e Strepponi si sposano in un villaggio nella zona Val d'Aosta verso la Savoia, quindi abbastanza nascosti, senza troppa risonanza. Senza troppo chiacchiericcio. Sì, perché in quell'epoca quella zona era ancora Piemonte, poi dopo la seconda guerra d'indipendenza entra a far parte invece della Francia, quindi per acquisire il Lombardo-Veneto il Piemonte cederà alla Francia Savoia-Nizza, e quindi entriamo in un'altra fase importantissima anche del risorgimento italiano, nel quale diventa importantissimo, no, quindi l'impegno di tutti anche per combattere, no, direttamente il nemico. E chiudiamo questa parte ricordando quello che si accennava prima, cioè il fatto che proprio alla prima del ballo in maschera a Roma, e quindi siamo nel febbraio del 1859, nasce la scritta Viva Verdi. E Verdi, acronimo appunto V, ovvero Vittorio e Emanuele di Re d'Italia. Verdi come scritta insurrezionale, quindi scrive Via Verdi, vuol dire che vogliamo diventare Italia. Immaginate scrivere questo nella zona del Lombardo-Veneto quando erano sotto gli austriaci, piuttosto che nel regno dei Borboni, quindi era un modo per poter esprimere il loro volere in modo un po' velato, diciamo. Si andava in galera a scrivere Via Verdi in quegli anni lì. Ah, però allora quindi era uscita, non era velata la cosa? Diciamo che man mano che la cosa veniva applicata, diciamo che la fortuna per alcune zone, che poi c'è stata la guerra d'indipendenza e poi Garibaldi, e nel giro di poco tempo l'Italia si è liberata in quasi totalità, e quindi non era più così rischioso. Ma in quei mesi sicuramente si rischiava la galera. Scrive Via Verdi, quindi diciamo interessante questo fatto, perché molti patriotti scrivono Via Verdi e poi devono scappare a gambe elevate nella notte, no? Immaginiamo nelle mura di Milano con i nostri uomini del risorgimento.
Però mi piace un sacco questa cosa, perché Verdi, uomo appunto risorgimentale che vuole l'unità d'Italia, entra a far parte di uno slogan. Bravissimo, di uno slogan politico che, su cui lui, cioè, sosteneva. Cioè, era una cosa che secondo me lui andava fiero, il fatto che il suo nome fosse l'acronimo di Vittorio Emanuele Re d'Italia. Sicuramente non era indifferente la cosa, e molto probabilmente faceva parte della sua vita. Cioè, chi l'ha inventato adesso non è dato sapere, chi ha avuto questa idea genialissima, ha fatto una sintesi delle sue opere, della vita e del clima politico di quegli anni. Intanto, prof, dopo questa sferzata di risorgimento che abbiamo ascoltato, andiamo ad ascoltarci un gruppo che secondo me ha una sferzata al mondo della musica. Loro sono i Queen con Friends Will Be Friends. Grandi della musica che si incontrano, i Queen col nostro Verdi. Sì, certo, qualcuno potrebbe tenerla un po' azzardata come... Vabbè, sono comunque grandi. Sono grandi. Due stili di musica diverso, uno dal rock, uno musica classica, però nel hanno loro genere hanno fatto storia. Sì. Qui, come ultima base di oggi, per chiacchierare, finire di chiacchierare sul nostro amico Giuseppe Verdi, abbiamo il pezzo della Traviata, che è un pochino il rappresentativo per la Traviata, almeno per chi non mangia pane e musica classica tutti i giorni, questo pezzo è quello un pochino più conosciuto, che è Libyan nei lieti calici. Eccolo qua. Bellissima. Teniamola come sottofondo e intanto proseguiamo in quella che è la vita di Giuseppe Verdi. Allora, cosa succede ora in questo momento nella sua vita? Ma allora, diciamo che questo suo andare e tornare anche da Busseto, la fuga appunto da Parigi, abbiamo detto, no? L'impegno costante, lui scriverà 28 opere, un sacco di musica, farà anche la messa da requiem per la morte di Alessandro Manzoni. Credo che in questo periodo non abbia negato nessuno, no? la sua capacità di essere presente. Ma ricordiamo invece che a livello politico gli chiedono di darsi da fare, no? Allora, intanto una prima esperienza nell'859, lui viene nominato membro dell'Assemblea rappresentativa del popolo di Parma, e ricordiamo che nell'859 si combatte la seconda guerra indipendenza, quindi famose battaglie di Magenta, di Solferino, San Martino, insomma, chi ricorda un po' questi momenti particolari, e contemporaneamente quindi a queste battaglie in Lombardia, il famoso quadrilatero, Radeschi, insomma, contemporaneamente cosa accade? Che da Cavour arriva l'invito a tutti i territori, diciamo così, d'Italia di partecipare, quindi insorgere, e quindi insorge Bologna, insorge Parma, insorge Firenze, insorge Ancona, Perugia, tutta questa zona, no? Centro Italia insorge, si dichiara autonoma, e ci sono queste assemblee del popolo. Successivamente, alla fine della seconda indipendenza, quindi con la vittoria degli italiani e dei francesi, una buona parte di queste realtà entra a far parte del regno del Piemonte, quasi d'Italia, no? Siamo un periodo di passaggio, con una serie di plebisciti. Ecco, una buona parte, poi alcuni invece saranno riconquistati, in particolare nella parte più meridionale del centro, quindi le zone come Ancona e Perugia sono riconquistate dalle truppe papaline, e invece la parte, diciamo così, più a nord, quindi quella che poteva essere meglio anche difesa dal neo esercito sabaudo, come Firenze, Bologna, eccetera, entreranno a far parte con il nostro Verdi, è dentro in questa assemblea del popolo, quindi diciamo così, fomenta l'irsurrezione contro i vari duchi di Parma, Granduca di Toscana, per entrare in Italia. Poi nel 61, a Italia compiuta, quindi dopo Garibaldi, Cavour lo spinge a diventare deputato, quindi entra al Parlamento. Verdi fa parte del primo Parlamento italiano. Del primo Parlamento italiano a Torino, e poi dopo nel 74 sarà anche nominato senatore. Però diciamo che questa sua esperienza politica non ha un grande seguito, lui non è portato alla politica, soprattutto rimane deluso perché certamente la
politica di quegli anni non corrisponde a quella grandissima attenzione morale che lui e tanti suoi idealisti avevano, no? Anche perché viene non tradita, forse molto forte, ma sicuramente non realizzata per come si voleva, o più esattamente la nobiltà del Piemonte e il regno del Piemonte plasmano l'Italia, e quindi non diventa un vero Parlamento italiano ma una piemontesizzazione dell'Italia, questo un po', e quindi con i prefetti che poi, come posso dire, controlleranno l'Italia, e buona parte del meridione sarà sotto leggi militari. Non era ciò che si auspicava avere. Non era, anche perché il famoso brigantaggio in realtà per buona parte era un combattimento contro l'invasore piemontese, perché insomma leggi eccetera erano abbastanza negative. E insomma Verdi rimane scosso da questo tipo di condizione, e potremmo dire che poi in questo periodo va da tutta Europa, anche San Pietroburgo, sempre per le sue opere. E io credo che abbiamo esordito con l'Aida. L'Aida appunto rappresenti nella sua marcia trionfale questa chiusura dell'epopea del Risorgimento italiano. E se con Nabucco, quindi il Vapensiero, c'è questa grandissima nostalgia del suolo italiano, quindi costruire una patria, e il Nabucco chiude questa vicenda, quindi in 30 anni circa, no? Del compimento dell'ideale italiano. Poi certamente il nostro Verdi darà vita a opere importantissime ancora, no? Come l'Otello, come il Falstaff. Quindi adesso prende anche parole di Shakespeare, musica Shakespeare. Sì, sì, si confronta con Shakespeare sicuramente, una sua, diciamo così, capacità di essere altissimo. E siamo già a fine del 1800. Sì, lui, diciamo, quasi ottantenne, l'Otello, 93, proprio ottantenne, Falstaff, che praticamente è l'ultima opera, tra l'altro un'opera buffa, e questa anche quindi bellissima. Si ricimenta in quella che era stato un disastro, fallimento, diciamo, un fallimento. Da giovane ventenne a 80 anni. E ci riprova. Finalmente fa un'opera buffa, con grandissimo successo, e quindi potremmo dire che tutta la grande esperienza di Verdi può essere ben anche così riassunta in questi due zenith e nadir, no? Sconfitto con un'opera buffa, prende la rivincita in vecchiaia con un'altra opera buffa. E da lì si ritira poi dalle scene teatrali. Scene teatrali, e diciamo questo suo ritirarsi, già prima accennavamo, avanti e indietro, Busseto, è anche appassionato agricoltore. Quindi Verdi, pollice verde, potremmo dire, perché tra l'altro lui si occupa di agricoltura, di cavalli, di coltivazioni, e ingegnoli attualmente ancora presenti come fornitori di semi esattamente, regalano a Verdi 6 alberi di caco, perché il caco non era ancora stato coltivato in Italia, e Verdi è uno dei primi a coltivare il caco in Italia e a permetterla. Si fa da ambasciatore dei cachi. Ambasciatore dei cachi, esattamente. Quindi tra l'altro questo Verdi attento all'agricoltura fa venire in mente anche un Garibaldi che torna a Caprera, no? E si dà all'agricoltura. Quindi grande compositore, ma anche uomo legato alla terra. Sì. In questa fine della parte della vita di Verdi, anche la moglie Giuseppina nel 1897 lo lascia, sì. Cioè lo lascia nel senso, sì, che muore. E nel 1901, esattamente il 27 gennaio, che anche domenica, una domenica anche questa, Giuseppe Verdi ci lascia per 87 anni, esatto, quindi lunga vita, prospera, ricca di successi. Per un ictus, esattamente. E così ci ha lasciato le sue composizioni, che sono tra le più ascoltate al mondo. Ah, niente, la sua vita finisce così. Bene, comunque abbiamo regalato al mondo un grande compositore. Sì, fieri di averlo appunto avuto nell'Italia nascente. Lo consegniamo in questo podcast a voi ascoltatori, e ci risentiamo settimana prossima per una nuova via. Finiamo questa puntata con un artista, un cantante, che è Tom Petty, con Learning to Fly. Tutto per voi, e noi ci sentiamo settimana prossima. Arrivederci. Però, cosa facciamo oggi? Quello che facciamo sempre, Fede. Cercare di conquistare Cane Grate e il mondo. La fede con il prof, la fede con il prof. Per ogni via nascosta il prof ha sempre una risposta.
testa. Lei curiosamente lo interrompe di frequente. Che coppia la Fede con il prof, 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 prof. Riplive.it. The next step.